Gianluca Lobefalo, QW Capital. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti, Gianluca, e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, ben trovati. Ecco, niente sorprese in termini di numeri e in termini di pressioni inflazionistiche, perché c'erano già attese, diciamo, questi numeri elevati. Però come bisogna interpretare la reazione dei mercati, e cioè positiva? Abbiamo visto i futures decisamente sulla parità, ora invece un cambio di passo a partire dalle 14.30 diciamo, dei livelli al rialzo. Sì, allora, riguardo inflazione, sì, in linea con le aspettative, però le aspettative che sono state tutte rivisitate al rialzo nelle ultime settimane. I maggiori economisti fino a poche settimane fa, a parte quelli che erano nel campo, che adesso è sempre più, diciamo, deserto della transitorietà, comunque avevano dei livelli di inflazione più bassi di quelli che stiamo vedendo adesso. Adesso chiaramente c'è un repricing delle aspettative, e paradossalmente arriviamo all'assurdo che oggi è quasi vista come una notizia positiva che il tasso di inflazione è 6.8 come la media delle aspettative, non ha superato il 7. Ma se poche settimane fa, 2 o 3 mesi fa, avessimo parlato che oggi discutevamo del fatto che l'inflazione non eccedeva il 7%, molti ci avrebbero riso dietro. Quindi bisogna anche un attimino storicizzare e relativizzare le cose. Il mercato sta rallando oggi perché, secondo me, più che altro dovuto al fatto che fortunatamente stiamo avendo delle ottime notizie dal lato pandemia, cioè che questa variante Omicron, ancora non si hanno i dati completi, però sì, non tutto è chiaro, ma sembra che si stia indirizzando verso una minore pericolosità. Poi bisogna capire perché, per esempio, in Inghilterra si sta andando verso restrizioni maggiori a partire da oggi e a completarsi a lunedì, cosa che invece sembra essere in controtendenza con questa idea che invece sembra essere meno pericolosa, più infettiva, più instabile, ma meno pericolosa. Speriamo chiaramente che sia così. Secondo me i mercati in questo momento reagiscono soprattutto a questa paura scongiurata della pandemia. Riguardo inflazione, il 2 anni effettivamente ha reagito quasi in controtendenza rispetto alle altre parti della curva, quindi è andato in caduta proprio perché è stato interpretato come scampato pericolo del superare il 7%. Ma in realtà il dato dell'inflazione non è tanto il numero, che appunto è allineato alle osservazioni di medie, il 6.8 era quello che ci si aspettava. In realtà è che rispetto alle ultime osservazioni è ancora più, come si dice in inglese, broad based, cioè non è guidata soltanto dal settore energetico o, se vogliamo, soltanto da quello che era direttamente collegato al supply side, ma inizia a avere quello che è il famoso spillover effect, cioè su tutte le componenti. La crescita del CPI di quest'ultima osservazione di novembre, sia il core sia il CPI normale, quindi anche il core che esclude le parti più volatili, è diffuso su tutti gli elementi, quindi stiamo iniziando a vedere un'inflazione più ampia. Quando la base si amplia, è chiaro che non solo diventa più permanente, ma c'è più probabilità che vada a inficiare quello che poi è l'asse portante delle spinte inflazionistiche, cioè le pressioni salariali, perché poi quelle sono molto più difficili da portare indietro. Non è che dopo una negoziazione salariale si riesce a riandare indietro nel caso in cui l'inflazione dovesse poi rallentare. Quindi quello che stiamo vedendo, e oggi l'abbiamo visto anche in Germania, l'inflazione più alta dal 97, che poi da quando ci sono i dati, o se andiamo a guardare la parte core dal 91, cioè stiamo parlando di dati che fanno pensare che la spinta inflazionistica avrà effetto sui salari, ormai è questione di pochissimo. Se questo succede, ci troviamo per esempio negli Stati Uniti con un paradosso: abbiamo l'inflazione più alta dal 1982, abbiamo l'unemployment, il tasso di disoccupazione più basso dal dopoguerra, ma abbiamo anche il livello di partecipazione della forza lavorativa più basso dal 1963. Cioè vuol dire che c'è sempre più gente che è in età lavorativa, a capacità lavorativa, però rinuncia a lavorare. Il controbilanciamento è comunque, durante la pandemia, grazie a questa forte inflazione degli asset finanziari, c'è stato un arricchimento della popolazione, ma quello non è distribuito. I famosi 31 trilioni di incremento di ricchezza delle famiglie americane è quasi tutto concentrato nel più ricco 1%, senza entrare in discorsi sociali. Questo però non dà un segno di sostenibilità. E allora l'unico dubbio è, visto che in questa equazione non consideriamo il debito, che invece è la vera variabile che è esplosa, e allora potrebbe essere che la banca centrale sta valutando che inflating away, cioè permettere un maggiore runaway, una maggiore libertà di inflazione,
e quindi non contrastarla necessariamente con forti aumenti di tasso che ci saranno, ma semmai meno di quello che il mercato si aspetta, è un modo per ridurre il valore, il peso reale del debito. Ecco, per quanto concerne il mercato del lavoro, la tua osservazione è estremamente interessante, cioè più diciamo posti di lavoro, meno domanda da parte degli stessi lavoratori, e dunque da qui anche il problema per le aziende, non soltanto ad aumentare ecco, i salari, e qua però forse, dico forse, potrebbe esserci qualche problemino in termini di scatenare la cosiddetta stagflazione. A tuo avviso, esatto, siamo di fronte a questo rischio o meno? Allora, stagflazione ha due parti dell'equazione. Quello di cui tu stai parlando è la parte employment, quindi che giustamente nel momento in cui effettivamente si continua a non trovare lavoratori, ma c'è bisogno di avere gente che contribuisce a determinate attività, è ovvio che lo si potrà fare soltanto, diciamo, attirandoli con livelli salariali più alti. Quindi questo da un lato conferma che c'è una pressione sui salari che prima o poi entreranno a far parte delle componenti del mondo dei prezzi in salita. Chiaramente la stagflazione implica anche che non ci sia una crescita, perché stagflazione è stagnazione economica e inflazione. Questo è un, diciamo, un second order effect, cioè nel momento in cui, nonostante l'aumento inflazionistico e l'aumento salariale per attirare nuovi lavoratori, nonostante quindi venissero soddisfatte le domande di lavoro e quindi si andassero a riempire quei buchi che adesso sono presenti in varie linee produttive, nonostante se dovesse succedere questo, ma non si riuscisse a produrre una crescita del prodotto interno lordo sufficiente, allora lì avrebbe una stagflazione. È un rischio di cui si parla da molto, e questo purtroppo rischia di essere un figlio di tanti anni di politica monetaria molto espansiva. Però ecco, io sono sempre stato molto scettico sulla sostenibilità della crescita del prodotto interno lordo che abbiamo visto negli ultimi mesi, cioè per me quella era c'era una grande componente dovuta alle riaperture. Bisogna capire la sostenibilità. Purtroppo per me c'era più rischio di temporaneità nella crescita che nell'inflazione, purtroppo, e sottolineo purtroppo. È un dubbio che ancora abbiamo, è da verificare, non necessariamente collegato all'employment, ma ne è una possibile indiretta conseguenza. Ecco, un altro punto a mio avviso molto interessante, considerando che probabilmente si andrà verso una politica monetaria meno accomodante, una crescita un po' più lenta, che anche forse è normale, un'inflazione però che continua a farsi sentire, volevo capire se può continuare questo mercato toro che sta andando avanti da veramente tanto tempo, forse è anche un record di tempo in termini di mercato toro, soprattutto negli ultimi anni, o come dire, è a rischio considerando tutte le variabili che hai elencato? Sì, io non, la mia view è che il mercato, ci sono elementi del mercato che hanno assolutamente grandissimo spazio, sono società come Google o altre società in questo specifico settore che hanno effettivamente ancora grandissima potenzialità, tutto ciò che è collegato a cloud, c'è una grandissima ancora potenzialità di upside. Quello che la gente deve capire è che il mercato, come funzione principale, è un price discovery mechanism, cioè vuol dire che il mercato dovrebbe individuare e premiare le società, diciamo, virtuose, che hanno capacità di crescita, e punire le altre. Negli ultimi anni, visto che è stato originato da un supporto artificiale, cioè sia quello delle banche centrali, ma soprattutto, e qui è un punto chiave di cui non si parla molto, ma è fondamentale, che il credit impulse, quindi l'impulso del credito cinese, che invece si sta drammaticamente riducendo per scelta politica, in realtà se quello viene a mancare non avremo un mercato toro generalizzato, ma un mercato toro su alcune società e, diciamo, orso su altre, che è quello che dovrebbe essere, quello che sì, le persone della mia generazione hanno visto, era un mercato che individuava. Invece questa marea che solleva tutte le barche, che è stata un tema fisso quasi comune dal 2009 ad adesso, secondo me ha un po' i suoi giorni contati. In un ambiente inflazionistico e con tassi non a zero è più difficile da sostenere. Ecco, andiamo a vedere rapidamente anche la situazione in Europa, giusto per capire come mai anche gli indici europei hanno reagito positivamente ai numeri degli Stati Uniti in termini di inflazione, nel senso forse perché indica una continuazione in termini di politica monetaria della Fed, e ciò che si attendeva effettivamente dalle parole di Powell, o avresti un'altra spiegazione?
No, io ripeto, non sono convinto che il rally di oggi sia collegato ai dati sull'inflazione. È la classica situazione che c'è una coincidenza, ma non c'è una causation. Secondo me è più collegato alla pandemia, la reazione di oggi. L'inflazione non è i dati dell'inflazione di oggi al massimo potrebbero essere considerati neutrali, quindi comunque sì, un movimento di qualche decina di basis point comunque non è un segnale di mercato, se vogliamo, forte, però diciamo è una risposta del mercato che prende atto che le aspettative di inflazione, che ormai sembra che, insomma, prima si pensava fossero transitori, invece adesso sembra che si è convinti che siano permanenti, per seguire le parole di Powell, effettivamente il mercato ormai lo sta digerendo. Ribadisco, io credo che sia più pandemia che inflazione oggi. Detto questo, è interessante vedere quello che succede, dicevo, in Cina. C'è stato da una parte, è vero, il taglio del tasso RRR, che è il tasso di riferimento per il Reserve Requirement Ratio della banca centrale, però attenzione, loro stanno veramente mandando seguito alla loro manovra di common prosperity, quello cioè di ridistribuzione della ricchezza. Infatti stanno effettivamente lasciando cadere una grandissima società immobiliare e alcune più piccole, cosa che non avremmo creduto soltanto pochi mesi fa. Stanno pretendendo la partecipazione alle perdite dei proprietari, alcuni di quali billionaire, quindi comunque, che è una cosa che nel nostro mondo non sarebbe impensabile, ma che comunque fanno chi che accada, ed è un messaggio forte. Il messaggio forte è, da una parte non permettiamo alla società immobiliare di mantenere la leva, dall'altra però offriamo più terreno, più terra per costruire, per permettere a più persone di avere accesso a una casa. Però questo non è bullish perché per il mercato azionario, perché sta dicendo ridistribuzione, sta dicendo non tolleriamo la leva esagerata delle società immobiliari cinesi che hanno arricchito una parte della società, ma ridistribuzione. Questo sarà un tema importantissimo nei prossimi periodi. Assolutamente sì, quindi giusto per capirci, stiamo andando, o meglio, Evergrande si dirige verso il default insieme a Caixa, se vogliamo dirla, cioè nel senso non è solo Evergrande, è una crisi in generale del settore immobiliare in Cina. Potrebbe esserci qualche effetto domino, perché per la verità Powell aveva parlato di questo argomento un bel po' di tempo fa e lo segnalava appunto come un rischio, magari non un rischio principale come possa esserlo, non so, l'Omicron e relative diciamo misure restrittive, però comunque rimane un rischio perché gli Stati Uniti e la Cina diciamo che sono estremamente estremamente vicine e collegate, per quanto non sembra. Assolutamente, non è un rischio, come per dire, a certi punti avevano parlato alcune parti della stampa internazionale che il fallimento di Evergrande poteva coincidere a un momento Lehman del mercato immobiliare cinese. Secondo me no, cioè non c'è assolutamente un rischio sistemico collegato al singolo caso di Evergrande, o anche se lo intendiamo a estendere a casi e altre società. È un messaggio che la Cina non è open for business per quanto riguarda il credit impulse, che è stata la più grossa fonte di liquidità dal 2008 fino al 2018 anche per i mercati occidentali, più del ruolo delle banche centrali occidentali. E se loro ci dicono chiaramente che è un cambiato il regime, è un cambio di paradigma, dobbiamo tenerne conto. Quindi ha ragione Powell, che è un grande esperto e conoscitore di mercato, sai quanto io speravo che ci fosse questa sua reelezione, ne sono contentissimo, perché è una persona che ha una visione molto ampia e qui ha visto altri cicli economici e sa perfettamente cosa vuol dire se la Cina dovesse non chiudere i rubinetti ma comunque normalizzare il suo accesso al credito, e questo quindi ha un effetto su qualunque mercato, non è negativo, ma sicuramente renderà un mercato più complesso, un mercato che finalmente tornerà a svolgere il ruolo di price discovery, premiare le società virtuose, non punire o non premiare le società viziose. Ecco, ultimissima domanda invece sul fronte Forex, altrettanto interessante, rapidamente un commento, perché abbiamo commentato la reazione del mercato, che tu, vabbè, che credi che diciamo questo positivismo a cui stiamo assistendo oggi sia legato un po' alle notizie positive che riguardano l'Omicron, che era tra i rischi principali nelle ultime 2 settimane, però
abbiamo visto una certa volatilità dopo ovviamente il dato sull'inflazione anche per quanto concerne il mercato Forex, in particolar modo dell'indice del dollaro con tantissimi sali scendi. Quali sono, ecco, le tue interpretazioni dei movimenti? E ultimissima domanda, soprattutto le tue aspettative in termini di dollaro entro fine anno, che manca poco effettivamente. Sì, allora la previsione in fine anno del currency, io ho iniziato in currency research ed è in assoluto l'asset class più difficile da prevedere, quindi lungi da dare dei livelli per fine anno, se no è facilmente smentibile, è un 50-50. Io so di non sapere, secondo me molti pochi che cercano di dare previsioni sui tassi di cambio assumono questa analisi, ma in realtà è molto difficile da prevedere. Detto questo, io credo che siamo in una politica di dollaro forte, c'è uno spread sui tassi a vantaggio area dollaro e lo sarà ancora di più, sia che crediamo a quello che vediamo sulla curva adesso che prevede un aumento di 3 aumenti dei tassi entro fine 2022, ma anche se fossero soltanto due, anche se non si dovesse raddoppiare il pace del tapering, che adesso il mercato sconta, già annunciato al prossimo meeting di dicembre, ma anche se non si dovessero verificare tutte queste, aumento del passo del tapering e anche il 3 aumenti dei tassi nel 2022, comunque siamo in un mondo dove i tassi di interesse americani sono necessariamente più alti, quantomeno nel mondo occidentale. Questa notte c'è stata anche una volontà da parte del PBOC, quindi della banca cinese, di ridurre la forza del yuan, che comunque è su dell'11% sul dollaro sull'anno, e hanno aumentato il rendimento su quelle che sono i depositi in foreign currency, cioè in valute non renminbi, non yuan, del 2%, l'hanno portato al 9%. Questo per disincentivare la forza della valuta locale, che comunque è forte, si è un attimino ridotta oggi, però comunque è forte. Quindi sicuramente dollaro forte, non necessariamente verso il yuan, ma verso quasi tutte le altre valute, sì. Ecco, questo era è un punto molto importante, il movimento della Banca Centrale Cinese che ha diminuito anche un po' i tassi per quanto concerne ecco, la liquidità che dovrebbero possedere le diverse banche cinesi. Che cosa ci indica questo dell'economia cinese? C'è una certa difficoltà o meno? No, non sono. Allora, ci sono stati due tagli in una settimana. Il secondo è stato un taglio tecnico, quindi non è realmente un segnale di politica. Infatti, loro lo hanno fatto nello stesso giorno in cui c'è stato un forte annuncio di politica fiscale. Però ribadisco, la loro politica fiscale al momento è una politica di redistribuzione, non è una politica che è tilted verso il mercato finanziario. Quindi sì, l'aumento, il taglio del due volte, il raggiustamento dell'RRR potrebbe essere visto come un allentamento della politica monetaria, quindi più loose, però in realtà uno è stato tecnico, l'altro è stato in coincidenza con un annuncio di politica fiscale, quindi rientra nella loro attuazione. Loro stanno attuando in maniera scientifica, con precisione quasi diabolica, questo progetto di Common Prosperity che è stato annunciato da Xi Jinping recentemente. Lo stanno portando avanti. Sì, un E ritorno nel anche passato però, è che. esatto, esatto. E poi ormai, visto che molto probabilmente verrà confermato dal Politburo l'anno prossimo, stiamo parlando che quello è l'orientamento. Loro sono orientati in quella direzione, vogliono ribilanciare la politica, la distribuzione di ricchezza e l'economia interna. Non penso che hanno alcun interesse a non farlo. L'RRR è stato ridotto, ma non è necessariamente un segnale di vogliamo andare sul territorio di politica monetaria più espansiva. Sono abbastanza, penso, comfortable con un livello di crescita più basso, intorno al 4%, che nel mondo occidentale sarebbe comunque un livello altissimo, ma dall'altra parte soddisfatti ad avere un riequilibrio della ricchezza. Grazie mille Gianluca Lo Befolo, CEO di QW Capital. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima occasione, buon weekend nel frattempo. Grazie, buon weekend anche a voi.